E questa volta però siamo a Celano, nel rione di Santa Maria in provincia dell'Aquila. Alle 8, 8 e mezza del mattino, una mamma di 36 anni, questo accadeva ieri, una mamma di 36 anni, tale Gemma Paris, si è gettata dalla finestra di casa con in braccio suo figlio. Il figlio più piccolo, che aveva soltanto 6 anni. E buonasera ragazzoni, buonasera, benvenuti o bentornati in questo nuovo TG Crime. E oggi ci saranno delle notizie veramente assurde. Tra l'altro rimaniamo in Italia e il titolo lo avrete visto, ci sono notizie incredibili, tra cui direi la più scioccante, un giallo che si risolve con l'assassino in un bambino di 8 anni. Io tipo sciocco basita. E niente, vogliamo raggiungere un po' gli standard americani. Si vede che comunque non ci piacevano anche a noi non avere bambini con le pistole in mano. E quindi, e via, sì, Mao si è dato perché ha detto basta, adesso tu non mi dai più le attenzioni tutte a me, le stai dando alla community, quindi io geloso, io vado. Allora, io direi a questo punto che iniziamo con le notizie ufficiali dell'oggi. La prima notizia è una buona notizia, per quanto in realtà abbiamo come sfondo, come al solito, un true crime, quindi mai buone notizie. Non so se avete sentito mai parlare del femminicidio di Valentina Tarallo. Ormai sono passati 7 anni, avviene nel 2016 e Valentina era una ragazza di 29 anni, una ragazza molto allegra, soprattutto molto brillante, la ragazza pugliese, esatto, non devi evitare, originaria per l'appunto di Ortanova, in provincia di Foggia. Poi è una dei tanti, diciamo, cervelli in fuga dall'Italia, poiché dopo essersi laureata brillantemente in biotecnologie, era emigrata in Svizzera, dove lavorava a Ginevra presso l'ospedale universitario come ricercatrice. Lei in particolare frequentava un dottorato in fisiologia cellulare e metabolismo. E la cosa che mi ha un attimo fatto un po' di brividi è che lavorava nell'identificazione dei microRNA coinvolti nella regolazione del metabolismo, che tra l'altro era proprio l'ultimo capitolo dell'esame che ho dato da poco. Quindi ho detto, ma vedi te le cose che tornano. Comunque, sul portale web dell'Università di Ginevra, la scheda su Valentina si chiudeva con una frase veramente molto carina, cioè c'era la scheda professionale, quindi ovviamente tutte le sue skills, tutte le sue i suoi titoli, e si chiudeva con Valentina ama il balletto e preparare il tiramisù seguendo la ricetta della mamma. Niente, mi ha fatto sorridere questo dettaglio perché cioè proprio sul sito in cui vengono presentati i dottori concludono sempre con un dettaglio carino sulla persona. Comunque, Valentina a Ginevra conosce un ragazzo senegalese, questo qua, che si chiama Badjbi. Badjbi. Io non so pronunciarlo. Comunque lo chiamano DJ. DJBY. Ve lo inco copio e incollo così potete leggerlo voi nella vostra mente nel modo giusto. Comunque lo chiamano DJ, lo chiameremo DJ anche noi. Allora, all'epoca lui aveva 36 anni ed è sempre stato poi l'unico sospettato di tutto questo caso fin dal giorno del delitto. Valentina, perché? Perché era l'unico ad avere un movente. Insomma, perché aveva un movente? Perché Valentina, dopo qualche mese di relazione, lo aveva mollato perché questo era diventato troppo geloso, troppo possessivo e lei ovviamente non voleva tollerare una storia di questo genere. E quindi niente, lei lo aveva lasciato, però lui non l'aveva presa tanto bene, anzi per niente, tanto che l'11 novembre del 2016 ha aspettato Valentina sotto casa sua, di lei, che a Ginevra viveva in Avenue de la Croisette 22 e aspettandola sotto casa lei stava rientrando dal lavoro alle 21:30, ma lui era lì nell'ombra ad attenderla con in mano una spranga e appena lei è scesa dalla macchina lui l'ha aggredita nella notte colpendola direttamente alla testa e poverina le ha fracassato il cranio, al punto che nonostante ci fossero dei suoi colleghi che l'hanno subito soccorsa,
quindi dei medici che l'hanno subito soccorsa, non c'è stato niente da fare perché, e come al solito, siamo sempre davanti al solito movente del femminicidio, ovvero tu non puoi vivere senza di me, o con me o morta. Sei una mia proprietà, mi appartieni. Lui poi è fuggito su un bus. E tra l'altro la sua fuga è stata ripresa da alcune telecamere di sicurezza. E all'epoca ci fu anche un testimone che disse effettivamente di aver visto questo uomo armato, lui diceva con una barra, con quella che poteva sembrare la gamba di un tavolo, una cosa di ferro, e di aver visto questo uomo scuro con questa fisicità possente molto alto e effettivamente corrispondeva con la descrizione. Chi è questo uomo senegalese con il nome impronunciabile? Allora, dagli ex vicini di casa che appunto vivevano accanto a lui quando lui viveva ancora in Italia, perché siamo in Svizzera, vi ricordo. Uno dei suoi ex vicini di casa lo descrive così. DJ era proprio un bel ragazzo, uno di quelli che non passava inosservato, ma era anche possessivo, pretendeva attenzioni e per questo ha picchiato la sua ex moglie. Ovviamente questo Valentina non poteva saperlo. Comunque, DJ, facciamo pace col cervello, chiamiamolo come il vicino di casa. DJ è senegalese di nascita, ma ha anche il passaporto italiano proprio perché aveva sposato una donna italiana e poi si è spostato successivamente in Svizzera. Ma prima di andare in Svizzera, lui viveva a Cislago in provincia di Varese. Vabbè, che i varesotti con la Svizzera sono. Sono lì attaccati. Comunque, lui era andato a convivere con quella che all'epoca era la sua ragazza, che era una collega che lui conobbe al lavoro. E i due, secondo almeno i racconti dei conoscenti, all'inizio sembrarono davvero molto affiatati. Addirittura lei era andata in Senegal per conoscere i genitori di lui, proprio perché avevano in mente di sposarsi. Prima di sposarsi, va a conoscere i genitori in Senegal, dopodiché si sono sposati in comune. Ma dopo il matrimonio, perché noi abbiamo scoperto che tra l'altro c'è questo meccanismo mentale per cui gli uomini a volte riescono a nascondere la loro possessività e il loro maschilismo tossico, diciamo, fino al matrimonio. Poi una volta che metti l'anello al dito della moglie è come se quella automaticamente si trasformasse in una tua proprietà. E infatti qui succede la stessa cosa, perché subito dopo il matrimonio lui si trasforma e diventa una bestia possessiva e gelosa e scatenava la sua rabbia sulla ex moglie, picchiandola veramente forte. Quindi lei a una certa, giustamente, no? Si è anche rotta i maroni, lo ha denunciato e hanno divorziato. Lui a quel punto lascia l'Italia. E i carabinieri lo cercavano perché chiaramente questa denuncia per maltrattamenti doveva avere un seguito. E invece, siccome lui si è spostato subito in Svizzera, i carabinieri non lo trovano mai. E col passare del tempo viene cancellato addirittura dalle liste dei residenti. Allora, io posso essere incazzata come le bestie. Cioè, nel senso, uno che ti valica il confine, cioè proprio fa... Nel senso che era varese e arriva in Svizzera, cioè vuol dire proprio che ha fatto opla! E lo stanno cercando per violenza su una donna, rinunciano perché si è spostato, perché ha valicato il confine e non lo trovano più. Vabbè, lo cancelliamo, la lista dei residenti. Vabbè, sta denuncia dove è finita? Boh! E intanto lui è da un'altra parte a commettere altri crimini di questo genere, perché infatti ci ha fatto le spese la povera Valentina, che Valentina non poteva sapere che questo soggetto aveva questo tipo di passato, non poteva conoscere i suoi precedenti. E chiaramente lui, come al solito, si è presentato all'inizio, no, come l'uomo perfetto, poi non ha neanche dovuto sposarsela per trasformarsi in una bestia, al punto che con questa purtroppo è arrivato anche all'atto estremo. Ma io mi chiedo, quanta responsabilità hanno i carabinieri italiani, insomma la procura italiana, per essere, come dire, essersene sbattuti le palle di andare a cercare questo qui perché tanto non lo trovavano a casa? Io penso che sia enorme la responsabilità che hanno le forze dell'ordine italiane in questo senso.
A parte ovviamente alla sua di responsabilità per essere un uomo de merda, ma a parte ciò, ok, comunque, fin da subito lui è stato il principale sospettato, ma abbiamo capito che il nostro DJ scivola è tipo un uomo unto, no? Cioè lui scivola, non riesci mai a prenderlo, è scivolizia. È stato fin da subito il primo sospettato per ovviamente gli inquirenti svizzeri. E non soltanto perché era stato visto dalle immagini delle telecamere lasciare la scena del crimine per salire sul bus, ma anche perché sulla spranga poi sono state rinvenute delle impronte digitali che erano le sue. Solo che ormai lui era salito sul bus, no, aveva fatto opla ed era ormai arrivato in Svizzera. La notizia di questi giorni, perché fino adesso eravamo nel 2016, diciamo, notizia di questi giorni è che finalmente dopo 7 anni, 7 anni, sono riusciti ad arrestare Scivolizia. Lo hanno trovato alla periferia di Dakar, oggi ha 43 anni. Giustamente, 36 più 7, e l'arresto è avvenuto da parte delle autorità locali di Dakar su mandato di cattura internazionale dei magistrati svizzeri. Considerate che, perché anche i magistrati svizzeri ci hanno messo così tanto? Allora, innanzitutto in Svizzera non si sono mai arresi, cioè non è che hanno detto: ah, non c'è più, allora non è più compito nostro, è andato all'estero e vabbè. E vabbè, ha fatto un femminicidio, ma chi se ne frega. No, no, col cazzo. Anzi, sono andati più e più volte in Africa per cercarlo. Già dal 2020 gli investigatori erano andati, che lo avevano localizzato, avevano avuto la certezza che lui si trovasse in Senegal. E quindi andavano per cercarlo dove sapevano che aveva la residenza. Solo che ogni volta che si presentavano, lui riusciva a scappare cambiando identità. Cioè, si faceva sempre dei documenti falsi, aveva un sacco di nomi falsi, diverse identità e scappava in continuazione. Ma non si sono arresi per questo, sono andati avanti e alla fine ci hanno messo un po', ma l'hanno preso. Ci hanno messo 7 anni, ma l'hanno preso. Va bene, allora veniamo alla notizia per la quale abbiamo dato il titolo sia a questo TG Crime che alla locandina che a tutto il resto. Ovviamente quella notizia che parla della mamma uccisa dal bambino. Ma torniamo indietro, adesso ormai non vi posso più fare il plot twistone perché era assurdo, ormai l'avete saputo tutti cosa com'è andata a finire questa storia. Comunque stiamo parlando del giallo di Rovigo, una notizia che avevo portato anche all'ultimo TG Crime, che sembrava avvolta nel mistero ed effettivamente qualcuno di voi aveva avanzato l'ipotesi, ma visto che in casa c'era solo lei e i bambini, non è che sono stati i bambini? E io ho detto: ma là, ma dai, ma non si può pensare a una roba del genere. No, invece avevate ragione voi, niente. Ok, abbiamo anche una foto finalmente di Archia, che la volta scorsa non ce l'avevamo. Faccio un recap per chi non avesse seguito il TG Crime dell'altra volta. Comunque, siamo ad Ariano Polesine, in provincia di Rovigo, in un casolare immerso nella campagna. Si trova in via Fine. E il 28 marzo, nel pomeriggio, diciamo, metà pomeriggio, ecco, è stata uccisa una donna. Erkia Hannahui, questa signora qui, signora ragazza in realtà, di 32 anni, di origini marocchine, mamma di due bambini, uno di 8 anni e l'altro di 11. Ci dobbiamo ragionare su questo caso insieme, perché non è subito immediato così. Ok, comunque a Arcaia, 32 anni, origini marocchine, mamma di due bambini, viene trovata inizialmente con quello che si pensava essere un incidente domestico, cioè viene ritrovata senza sensi, con una grave ferita alla testa nella sua cucina. Ma non sembrava neanche una ferita così grave perché non perdeva tantissimo sangue e non si capiva inizialmente a cosa fosse dovuta questa ferita, tant'è che anche il marito, no, ma erano tutti convinti, anche vicino di casa che la soccorrerà, tutti convinti che avesse sbattuto la testa cadendo. Il marito. Ovviamente i dubbi sono subito ricaduti sulla figura del marito, ma per quanto abbiano insistito sulla possibile colpevolezza di Asmawi, lui si chiama Asmawi Lebdawi, il marito che insomma ne volessero da lui ha un alibi assolutamente intangibile.
Lui è un operaio che lavora alla Romea Rottami, è un'azienda che si occupa di recuperare materiale ferroso per poi riutilizzarlo, per riparazioni di macchinari vari, eccetera. Lui è uscito alle 13:40 da casa e alle 14 ha raggiunto l'azienda dove lavora e ci sono anche le sue telecamere, cioè ci sono anche le telecamere interne, insomma, dell'azienda che lo vedono arrivare e lo vedono anche quando se ne va. E mentre veniva uccisa Arcaia, lui era nell'azienda. Quindi non si può assolutamente mettere in dubbio la figura del padre, anche se poi vedremo. Cioè, non è stato lui sicuramente ad uccidere, non è stato lui l'assassino materiale, ma in qualche modo qualche responsabilità dopo la vedremo. Allora, chi è che scopre l'incidente? I due bambini, almeno così veniva raccontato fin da subito, cioè questi due bambini che erano già a casa con lei, errata corrige, c'erano le notizie sbagliate, dicevano che la mamma era stata colpita poco prima che i bambini arrivassero a casa con lo scuolabus e l'hanno trovata in cucina così. Né vero mai. I bambini sono tornati a casa con lo scuolabus a orario di pranzo, quindi erano in casa con lei mentre è successo il fattaccio. Erano già lì. E subito dopo, insomma, quando si sono accorti che la madre era stesa a terra e non dava segni di vita, sono corsi a chiedere aiuto al vicino al piano di sopra. Ora, il vicino ha un nome e un cognome, finalmente, si chiama Giacomo Stella. E è un signore anziano che, come vi raccontavo l'altra volta, è in realtà il proprietario dell'intero immobile. Quindi lui vive al piano di sopra di questo casolare di sua proprietà e sotto vive la famiglia di Arcaia, che appunto pagavano l'affitto a lui. Insomma, i bambini vanno dal vicino, che non si trovava in quel momento al piano di sopra, ma si trovava in giardino. E gli dicono: aiuto, aiuto, la mamma sta morendo. E quindi sarà il vicino a chiamare i soccorsi, il 118. I paramedici hanno trovato la donna senza sensi, in realtà non era già morta, l'hanno ricoverata, operata d'urgenza, ma purtroppo il giorno successivo è venuta a mancare. Inizialmente, come vi dicevo, tutti convinti che fosse un incidente domestico, ma una volta eseguita l'attacco in ospedale, emerge che in realtà la donna aveva un proiettile calibro 22 incastrato nell'encefalo. Quindi qualcuno deve aver sparato un colpo in testa a questa donna. Ecco, non poteva essere un incidente. Quello che sappiamo è che il colpo le è stato inferto alla nuca. A distanza di qualche metro, quindi non era un colpo, diciamo, da esecuzione con l'arma appoggiata alla testa, ma era uno sparo, insomma, da qualche metro di distanza. È entrato dalla nuca e si è fermato all'interno dell'encefalo nella zona frontale. Quindi non è fuoriuscito e dal tragitto che ha fatto all'interno dell'encefalo, insomma, sono riusciti a comprendere da quale distanza più o meno è stato sparato il colpo. Considerate che l'abitazione è in un luogo isolato e il vicino dice, ancora conferma, di non aver sentito né urla né spari né niente. Vi ricordo sempre quello che dicevo l'altra volta, che a me dà l'idea di essere un signore anche un po' sordo, nel senso che forse con qualche problema d'udito, quindi. Ma anche i bambini hanno continuato a sostenere di non aver sentito niente. L'arma del delitto non è stata trovata in casa, per cui hanno subito escluso che potesse trattarsi di suicidio. Ma hanno anche subito escluso, no, non è morta sul colpo, però ha perso i sensi, quindi diciamo che dal suo punto di vista lei poi non è più riemersa da quel momento. Il fatto che non fosse stata trovata l'arma del delitto e quindi sicuramente c'era un'azione volontaria di occultamento dell'arma, hanno subito escluso i bambini perché hanno detto: ma per un bambino è troppo machiavellico, sarebbe troppo astuto, astuta l'idea di andare a nascondere l'arma. E anch'io avevo detto questa cosa, no? Avevo detto: ma sì, probabilmente non possono essere i bambini, cioè li ho subito esclusi anche per questo motivo. Poi, avendo il plot twist di oggi, mi sono detta:
Ma che è davvero? Cioè, io a 8 anni ero capacissima di fare un malestro e nascondere le prove, anzi, tante volte l'ho fatto, tante volte l'ho fatto. E tra l'altro, 8 anni, 11 anni, non era così da escludere in questo momento, eh. Non mi c'ero soffermata più di tanto, anche perché il mio cervello si rifiutava di pensare che potesse essere stato un bambino. Di lei in paese dicevano che non la vedevano mai, ma che vedevano sempre il marito passare, che il marito salutava sempre. Perfetto, il marito che saluta sempre. Comunque, al di là di ciò, l'altra volta avevamo anche parlato del fatto che fosse relegata in casa questa donna che si dedicava soltanto alle faccende da casalinga, che organizzava tutte le sue giornate in base alle necessità dei maschi della sua famiglia e che addirittura, nonostante fossero ormai 6 anni che viveva in Italia, ancora non parlava italiano. E abbiamo discusso un po' anche con la chat rispetto a questa condizione di isolamento che mi faceva pensare a una coercizione da parte del marito. E invece poi siamo giunti alla conclusione che è una questione culturale, è una questione di, diciamo, di ruolo che probabilmente lei stessa accetta e si è scelta. E infatti continuano a ribadire quanto in realtà loro due fossero una coppia affiatata, innamorati, non litigavano mai, non c'erano problemi coniugali. Almeno questo continuano a ripetere tutti quelli che li conoscevano, ma anche il vicino. Si sapeva anche, no, che questa famiglia ultimamente aveva delle difficoltà economiche, al punto che si erano rivolti alla carità della parrocchia, che una volta al mese portava loro alimenti e abiti. E infatti, per questo avevamo anche pensato a un eventuale movente di Giacomo Stella, del vicino di casa, nonché padrone che doveva, appunto, padrone di casa che doveva ricevere l'affitto. E quindi eravamo giunti alla conclusione che potrebbe essere che magari, avendo difficoltà economiche, non riuscivano a pagare l'affitto, lui si era rotto i maroni di averli lì, non riusciva a sfrattarli e ha fatto quel che ha fatto. E invece no, poiché è emerso, anche Giacomo Stella ha confermato che in realtà erano molto puntuali nei pagamenti, quindi non c'erano problemi, avevano problemi economici, ma l'affitto lo garantivano sempre comunque. Allora, quando hanno fatto una perquisizione in casa, in realtà hanno fatto una perquisizione a tutta la proprietà, i carabinieri hanno effettivamente trovato diverse armi da fuoco. Tutte armi appartenenti a Giacomo Stella. Stiamo parlando di fucili da caccia e anche alcune pistole, che lui, insomma, è un cacciatore da una vita, quindi aveva tutte queste armi regolarmente detenute e denunciate. Ma la cosa wow è che avevamo scoperto che mancava all'appello una pistola. Cioè, lui questa pistola l'aveva denunciata, ma nella lista delle armi sequestrate mancava questa. E quindi, siccome poi pareva essere appunto una calibro 22, diventa l'arma del delitto. Guarda un po', desaparecida l'arma del delitto. Che poi hanno ritrovato. Notizia recente, l'hanno ritrovata. Allora, queste armi sono state sequestrate non dalla casa. Voi dovete immaginare che c'è il casolare, no? Piano di sopra, piano di sotto, quadratone proprio di quelli da campagna classici che abbiamo noi. E poi c'è il giardino, piuttosto ampio, nel quale c'è, diciamo, un capannone. Un capannone, classico capannone degli attrezzi. Ma questo capannone qua non era chiuso a chiave e lì dentro venivano conservate le armi da caccia del vicino. Quindi assolutamente armi incustodite. Ma non solo incustodite col fatto che effettivamente ci sono dei bambini che scorrazzano nella tua proprietà, ma incustodite per tutti. Cioè, io se volevo fare il ladro a casa di Giacomo Stella, no? Non dovevo neanche procurarmi un'arma. Bastava entrare nel suo capanno, scegliere nell'armamentario quello che mi piaceva di più, andare su a casa sua e rubargli tutto. Prima vorrei arrivare, visto che mi piace seguire l'ordine cronologico dei fatti, all'intervista di Asmawi, del marito. Adesso intanto ve lo faccio vedere, perché qui c'è un indubbio simbolismo nella sua gestualità. Allora, durante questa intervista, il marito ha detto delle cose che io adesso vi riporto per punti. Dice: intorno alle 16:30 mi ha telefonato mio figlio maggiore, quello di 11 anni, e mi ha detto: la mamma è caduta ed è morta. Io l'ho saputo così.
Pare che non era neanche già morta, però il bambino già con mintis è morta, è finito, perfetto. Bambini molto ottimisti nella vita. E quindi niente, alle 16:30 Smawi riceve la telefonata del bambino e quindi a quel punto corre a casa. Prima dell'ovvio esito dell'autopsia, lui addirittura continuava a negare il marito che ci fosse questo proiettile, cioè lui diceva che era una fantasia sto proiettile, che non era vero. E infatti dice: "Non credo che mia moglie sia stata uccisa e neppure che abbia un proiettile nella testa, si è trattato solo di un incidente." E infatti continuava a ripetere che lei doveva essere caduta, che sicuramente aveva sbattuto la nuca contro il fornello e che poi ha cominciato a fare un discorso tipo: "Sì, perché poi il sangue si blocca, dal cuore alla testa non arriva più, no? E quindi poi muori." Ci ha anche cercato di spiegarcelo come medico legale. Cioè, io adoro Asmawi, che è là che è un personaggio, comunque è un personaggio. Però lui, insomma, continuava a dire: "È stato un incidente, nessuno ha sparato a mia moglie, nessuno l'ha uccisa." Ok. Tutto questo lui lo dice al giornalista mentre ci sono i due bambini che scorrazzano e giocano in cortile, belli, tranquilli e sereni. Cioè, va bene, ok, sono bambino, io non giudico le reazioni, però sì. Mostri de Satana. Vabbè, comunque andiamo avanti, andiamo avanti. E lui, guardandoli, poi magari chiedono, non so se c'era la domanda del giornalista, come stanno i bambini. "Stanno benissimo, i bambini stanno benissimo", dice lui. "Con loro non c'è più la madre, ma finché ci sono io non avranno problemi." E poi ci sono loro che giocano, belli tranquilli così. Oh. Ok, te è morta tua madre ieri. Ma va bene. C'erano i bambini che ovviamente ascoltavano quello che veniva detto. Nessuno ha pensato di farli allontanare, no? Di non fargli sentire questi discorsi, l'intervista. No, no, i bambini sanno tutto. E a me qui torna in mente un po' la scena di Floridian, in cui, chi lo sa, magari questi bambini sono cresciuti con l'idea che le donne valgano meno. E che quindi loro, in quanto uomini, sono più importanti e la mamma che c'è non c'è, vabbè, tanto era una donna. Non lo so, io ho paura che magari siano cresciuti un po' con questa mentalità e che non piangano la fine della mamma perché tanto era una donna. Ad un certo punto, durante l'intervista, viene coinvolto anche il cugino che rivolge delle domande direttamente al bambino e gli chiede: "Dove eri tu all'undicenne?" Quello grande, quindi, non l'assassino, quello grande. "Dove eri tu quando la mamma è crollata sul pavimento?" E risponde: "Io ero in giardino che chiudevo le buche con Giacomo." Giacomo è il vicino di casa. Quindi, che cosa è successo? È successo che l'undicenne era in giardino con il vicino di casa che, boh, chiudevano dei buchi, facevano dei lavori in giardino, dei paciughi. Mentre il bimbo di 8 anni era dentro casa con la mamma. Ha sparato alla mamma, ma nessuno ha sentito niente. E poi Asmawi aggiunge: "Mia moglie era in cucina e aveva in mano il telefonino perché stava videochiamando sua madre che si trova in Marocco." E questo è vero. Cioè, durante lo sparo c'era la nonna in diretta e anche la nonna dice di non aver sentito spari. E di non essersi accorta di niente, se non ovviamente che sua figlia è crollata su se stessa, no? È morta in diretta. È morta in diretta. Solo che probabilmente non stavano registrando la chiamata, quindi non hanno avuto modo di vedere il filmato. Però se avesse registrato, avevano proprio la morte in diretta. E continua, il padre dice: "Il bambino più piccolo era con lei. È stato lui a raccontarmi che all'improvviso la mamma è crollata a terra, come per un malore, e ha sbattuto la nuca sul fornello. Lui si è avvicinato allo schermo." Questo è vero. Cioè, il bambino ha sparato alla mamma. Poi si è avvicinato allo schermo, ha preso il telefono con sua nonna e le ha detto: "Mamma è caduta." E poi dopo è uscito fuori ad avvisare il vicino, fratello, eccetera. Io non sono del tutto convinto dell'innocenza di questo bambino. Ne sono proprio. So, guarda, sarò la voce fuori dal coro perché tutti quanti a giustificare il bambino, tutti quanti hanno. Regà, io ho un bambino che ha appena sparato a sua madre per sbaglio e poi dice alla nonna: "Mamma è caduta." Non lo so, non ti vedo come un bambino con l'aureola in testa. Cioè, non so come, ma non.
Non ci credo, proprio non ci credo. E abbiamo visto diversi casi dove ci sono dei bambini molto violenti che arrivano ad uccidere. Adesso, 8 anni è veramente molto, 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 molto piccolo. Però non è così impossibile che non abbia chiaramente idea dell'entità di quello che ha fatto, ma che lo abbia fatto con una certa intenzione. O lo stanno coprendo veramente tutti, quindi mente la nonna, mente il padre, mente il vicino, mente il fratello, mentono tutti, mente pure il cadavere della madre a momenti. O qui c'è qualquadra che non cosa. Comunque, quando fanno notare al padre, che continua ovviamente a dire: "No, nessun proiettile, no, mia moglie è vittima solo di un incidente", a un certo punto gli dicono: "Ehi, hanno trovato un proiettile nel cervello di tua moglie, quindi è inutile che continui a parlare di incidente". E lui risponde: "No, io non ci credo. Devo incontrare i medici per capire cosa c'è di vero in questa storia del proiettile, perché non ci sono armi in casa". No, in casa effettivamente non ci sono armi, sono nel capanno. Però ci sono le armi, dove scorrazzano i bambini di solito. E a quel punto il cugino nuovamente si rivolge ai due bambini e gli chiede: "Ma voi avete sentito il rumore di uno sparo?" E loro fanno... E poi tornano a fare le loro cose. Ho i brividi, sinceramente, ovviamente i brividi. A quel punto chiedono ad Asmawis se per caso lui dubitasse del vicino, di Giacomo, perché non si sapeva ancora che aveva sparato il bambino. E gli chiedono: "Ma non è che magari questo vicino non poteva avere un movente per..." A quel punto Asmawi scoppia a piangere. Si commuove, solo in quel momento. Io sono confusa, vorrei fare un viaggio nelle emozioni di Asmawi, sono molto confusa. Si mette a piangere e dice: "No, lui ci vuole bene, ci consideriamo parte della stessa famiglia. È impossibile che abbia fatto del male a mia moglie. Giacomo è una brava persona, ci regalava le uova, spesso gioca con i bambini, dava loro le caramelle". Ok, però mi ha fatto strano che il papà si commuova non tanto quando parla della moglie, che sembra quasi un po' scocciato, sembra che sappia tutto lui com'è andata, no, no, qua, là, le. Poi quando gli chiedono del vicino scoppia a piangere. Cioè, o c'è davvero un grandissimo rapporto di... molto stretto con Giacomo, o... cioè che addirittura è più affezionato a Giacomo che alla moglie. O sono, esatto, papà innamorato del vicino, non, per me pare un po' strano, un po'. Oh, mi sono fatta un'altra fantasia io. Cioè, se è come penso, ovvero, se hanno architettato tutto per coprire il bambino, quindi anche il vicino è complice del coprire il bambino, magari lui piange perché... dice: "Cazzo, stanno dubitando di una persona che invece mi ha stupito per quanto ci vuole bene, addirittura mi copre il figlio con la polizia". Quindi forse si è commosso in questo senso, cioè dal lato umano che non si aspettava questo vicino così fedele. Però è un po' tirata per le orecchie, ma è l'unica cosa che mi è venuta in mente. Esatto, comunque ha perso la moglie, ma per la moglie poche lacrime, dico la verità. Ho visto poche lacrime per la moglie. Ecco, io non so se lui stia giocando al pressapochismo perché vuole coprire per l'appunto il figlio o se davvero non gliene fregasse più di tanto. Martedì 4 aprile, in mattinata, è stata ritrovata la pistola. E infatti, finalmente, è sbucata questa pistola. Perché dico sbucata? Perché era dentro un buco. E infatti, comunque niente. Qualcuno l'ha sotterrata in un terreno poco distante. In realtà era lo stesso terreno adiacente alla loro proprietà. Quindi semplicemente qualcuno è uscito di casa, ha fatto qualche metro e l'ha messa l'ha sotterrata nella terra smossa. Dove si coltivano. E il plot twist è che una volta trovata la pistola, sono anche giunti alla conclusione, è stato sbugato, sono anche giunti alla conclusione che a sparare è stato il bambino di 8 anni. Aveva in mano una pistola carica. Quindi lui ha preso questa pistola, che teoricamente doveva essere già carica, quindi già anche con il cane abbassato, l'aveva presa già così, già carica. Non ha fatto tentativi per giocare, per sparare in giro, non lo so, contro il fratellino, contro il vicino.
niente, non ha sparato nessun colpo per gioco, ma è andato in casa e per gioco, per errore, ha sparato in testa a sua madre. Headshot. Che manchi cecchini. Allora, tu mi vuoi dire che va bene, hai le armi incustodite, però le armi che hanno trovato incustodite, per quanto incustodite, non erano cariche. Cosa ci faceva una pistola carica con tanto di cane già abbassato? È tutto troppo strano. È tutto troppo strano. E quindi è possibile che questo bambino, se qualcuno glielo ha insegnato, fosse in grado di caricare questa pistola e anche di abbassare il cane. Perché, per esempio, ho sentito alcuni opinionisti dire: no, ma il bambino è impossibile abbia caricato lui la pistola, ma soprattutto è impossibile che abbia sollevato il cane. E dicono: no, era troppo pesante, ci vuole troppa forza per tirare giù il cane della pistola. Cagata. Cagata, un bambino di 8 anni ha tutta la forza necessaria per tirare giù il cane. In questo momento sono stati notificati degli atti sia al padre sia al vicino di casa, poiché la responsabilità di quello che è successo ovviamente ricade su di loro, essendo che il vicino era il proprietario delle armi e il padre in qualche modo sicuramente non si è preoccupato della tutela dei bambini, lasciandogli anche egli le armi a disposizione, perché comunque parlando di capanno era lì, era accessibile a tutti, anche al padre. E qui torna la fantasia. Cioè, questa pistola chi l'ha nascosta? Perché adesso si dà per scontato che a nascondere la pistola sia stato per forza il padre o il vicino di casa, comunque un adulto. Ma veramente, perché non potrebbe essere stato il bambino? Tra l'altro, io penso che un adulto a quel punto, se si deve sbarazzare dell'arma del delitto, non la nasconde a 2 metri da casa sua. La butta, no? Lì c'è un fiume, c'è lì a due passi. Almeno raggiunge il fiume, no? Gettala. A me l'atto di averla nascosta proprio nel proprio giardino, lì sotto la terra smossa, dove probabilmente c'erano già le buche fatte da Giacomo, mi sa dell'azione di un bambino. Mi sembra l'ingenuità di un bambino che nasconde l'arma con cui ha fatto la marachella. Cioè, secondo me qui si sta un po' perdendo di vista, cosa che tra l'altro avevo fatto anche io inizialmente, si sta perdendo di vista l'esistenza del bambino reale. Cioè, il bambino noi ce l'abbiamo sempre come entità molto idealizzata, no? Come persona sempre innocente, come un essere un po' come un animaletto. Una sorta di angioletto che non può assolutamente mai avere delle intenzioni malvagie. Allora, innanzitutto vi ricordo il bullismo che nasce fin in tenera età e quindi le idee malvagie ce le hanno e come. Magari, ecco, non si rendono conto dell'entità di quello che stanno facendo, ma l'intenzionalità malvagia, regà, è innegabile. Ora, sinceramente non credo che sia stato tutto un incidente, non credo che lui giocando gli sia partito un colpo, perché guardando da vicino i fatti, io penso che il bambino abbia sparato perché voleva sparare. Poi forse non pensava che la madre sarebbe morta, forse non voleva uccidere, però non riesco a pensare bene qua, mi dispiace. Mi dispiace. Qui c'è stato un andarla a prendere questa pistola, un caricarla, un non giocarci lì dove l'hai trovata, perché poi il bambino quando trova la pistola e ci gioca lo fa dove la trova, questo non è che la porta in giro e poi va a punta. C'è qualquadra che non cosa, sicuramente ci saranno degli ulteriori sviluppi in questo caso, ma ho come il timore che semmai dovesse venire, semmai dovessero scoprire una reale intenzionalità da parte del bambino, non ce la diranno mai, perché anche il giornalismo e l'informazione tende sempre a idealizzare la figura del bambino ed è come una cosa che non si può sentire. Signora mia, non si può sentire. Non so quanti disiscritti avrò dopo questa live, dopo che avrete visto il TG Crime. Sicuramente tutte signore indignate toglieranno l'iscrizione, andranno a scrivere su Twitter quanto io faccio schifo. Però ragazzi, cioè, a me dispiace l'ignoranza. A me dispiace proprio non guardare la realtà per quella che è.
E quello che mi piace è l'onestà intellettuale, cioè guardare i fatti per quello che sono senza ricadere in dialettiche, in idealizzazioni, stereotipi e cose annesse. E secondo me, vedendo un po' come si sta sviluppando la situa, credo che questo bambino abbia fatto una cosa gravissima, ma al contempo non sarà in grado di responsabilizzarsi, cioè non sta venendo assolutamente responsabilizzato rispetto a quello che ha fatto. Cioè lui non sta imparando niente da quello che gli è successo, perché sembra così che è un incidente, ma sì, è caduta, il papà continua a dirgli che è caduta, che non c'è nessun proiettile, cioè ma cosa capisce questo bambino? Ha fatto una cosa gravissima, ha fatto una è un assassino, per quanto non imputabile per la sua età. Ma comunque, visto che è stato messo al corrente del fatto che la mamma è morta, non gli puoi far credere che è stato un incidente, che lei è caduta, nessuno ha sparato. Non so, ho un po' paura per il futuro di questo bambino. Ora, io non è che voglio dire, oh mio Dio, buttate in carcere il bambino. No, assolutamente no. Vorrei un attimo pareggiare la situa rispetto alla totale innocenza e trasparenza di questo bambino. E i fatti, ma soprattutto il fatto che dovrà essere messo di fronte a quello che è successo. Cioè, vogliamo continuare a deresponsabilizzarlo e dire non è successo niente, ti preoccupare, hai solo ammazzato tua madre, ma è caduta lei. Io sono già arresa al fatto che in questo caso dubito che verranno fuori davvero le vere responsabilità. Ok, è stato uno scherzo alla madre. Lui pensava che non sarebbe partito nessun proiettile. Le ha fatto uno scherzo. Ma che scherzo è sparare alle spalle? Cioè, neanche gliela punti in faccia. Dove sta lo scherzo? Ma poi, se anche tu eri animato dalla volontà di fare uno scherzo, perché non dire subito la verità? Perché nascondere il fatto di aver sparato, dire una bugia immediatamente alla nonna? Vista l'esperienza dei casi che abbiamo anche visto tante volte, come per esempio Mary Bell, come il caso di James Bulger, come le bulle di 12 anni che hanno ucciso quell'altra dodicenne, non è che forse bisognerebbe un attimo non fare tutta l'erba un fascio, ma come dico al solito, al massimo ce la fumiamo e magari vagliare di caso in caso, perché dire automaticamente tutti quelli sotto i 14 anni non pagheranno mai per i loro errori. Ci sono persone a 12-13 anni che ragionano già in maniera piuttosto matura, davvero non hanno nessuna responsabilità. Questo bambino avrà sostegno psicologico dallo Stato o verrà abbandonato a se stesso? Non lo so, ma ho come la sensazione che verrà assolutamente abbandonato a se stesso poiché il bambino non è un problema. Cioè, qui il bambino non viene messo nemmeno nell'equazione. Cioè, il bambino diventa una sorta di incidente. È stato lui a sparare, ma è come se fosse un oggetto. Cioè, non viene neanche preso in considerazione in questo caso qua. E potrebbe anche essere che Arcaia effettivamente magari fosse violenta nei confronti dei figli, lui a una certa si è rotto le palle e ha deciso di uccidere la mamma. Ma sei, puoi essere anche violento con la madre, anche se hai imparato che tua madre non conta niente e hai imparato a disprezzare tua madre. Per concludere, cosa che ci tengo comunque a dire, e quindi, editor, per favore, manteniate questo discorso. Non voglio ovviamente aizzare odio verso i bambini o verso la categoria, per quanto io sia tentata, ma volevo semplicemente fare questo discorso per onestà intellettuale, cioè per valutare qualcosa che i media tradizionali, parlando di questa notizia, non stanno assolutamente prendendo in considerazione. Chiudendo il discorso, assolutamente il bambino non deve essere punito, non deve essere rinchiuso in carcere, deve essere educato rispetto a quello che ha fatto, responsabilizzato rispetto a quello che ha fatto, e sono perfettamente d'accordo sul fatto che la responsabilità sia da attribuire agli adulti. Ma visto che noi facciamo sempre un'analisi psicologica dei fatti, non ha senso eliminare dall'equazione il bambino e la volontà del bambino. Quindi
Questo voleva essere il discorso. Non voglio essere quella che vuole dar fuoco ai bambini, ma essere semplicemente una voce un po' fuori dal coro che magari riporta con i piedi per terra, persone che pensano, si interessano a questo caso. Allora, siamo all'Aquila. Torniamo un attimo al nostro TG Crime, che il mio cervello si deve risettare. Eccoci qua. Allora. È la notte tra il 29 e il 30 di marzo. Siamo a Tempera. Non avevo mai sentito Sto leggendo Blue Price, santo cielo. Tempera è una città che non lo so, io non l'avevo mai sentito nominare. Io pensavo che le tempere fossero solo i colori. Invece, probabilmente li fanno lì a Tempera, non lo so. Comunque, ok. Allora, un ex primario. Urologo e docente universitario, ormai in pensione da poco, poi adesso vedremo, tale Carlo Vicentini, che è lui, ha premeditato e messo in atto il massacro della sua intera famiglia e poi si è tolto la vita. Quindi una ennesima strage familiare che si conclude con il suicidio dell'uomo di famiglia che uccide tutti. Ci avete fatto caso che è un comportamento che mettono sempre in atto i padri nelle famiglie, cioè non ho ancora letto una notizia in cui è la madre a uccidere tutti e poi alla fine si suicida o non si suicida. Comunque, lui era super premeditata questa cosa perché ha ovviamente aspettato che se ne andassero tutti a letto, poi ha preso la sua pistola regolarmente denunciata, poi anche lui appassionato di caccia, quindi aveva il porto d'armi. La pistola è una P38 ed è andato nella stanza della moglie dove lei stava dormendo. La moglie si chiama Carla e aveva 63 anni, è una ex impiegata dell'ASL dell'Aquila, mentre la colpita lei stava dormendo con il figlio Massimo, poi capirete perché, tra un attimo ve lo spiego comunque. Erano nello stesso letto matrimoniale, figlio Massimo di 43 anni, è un ragazzo disabile, per quello dormiva con la madre, poi capiremo meglio in che senso. E infine uccide la figlia Alessandra, che era una nutrizionista all'ospedale di Teramo, tra l'altro nel reparto oncologico, aveva solo 36 anni e alla fine si è chiuso nella sua stanza e poi si è sparato da solo uccidendosi. Parliamo un attimo di Carlo, perché è arrivato a compiere un gesto simile. Ovviamente sono tutti sconvolti in città, poiché appunto Carlo era considerato un professionista incredibile dal punto di vista medico. Infatti si dice che molti gli devono la vita perché ha salvato la vita a molti pazienti. Vi ricordo, lui era un primario di urologia. Ma anche lo dipingono come un uomo centrato, cioè equilibrato, sempre gentile, anche con una certa ironia, una brava persona e anche un uomo molto legato alla sua famiglia, in particolare al figlio disabile. Il figlio disabile Massimo è sempre stata la sua principale preoccupazione, cioè era il suo primo pensiero sempre a prendersi cura. Di questo figlio. Salutava sempre, assolutamente, Marceline, anche se nessuno lo ha detto ufficialmente, ma diciamo che salutava sempre e non aveva dato apparenti segni di disagio. Ora, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la strage dovrebbe essere dovuta a un lungo periodo di depressione di Carlo, che poi è sfociato appunto in questa mattanza. Considerate che lui era andato in pensione 2 mesi fa, quindi aveva smesso di lavorare in ospedale, aveva smesso di insegnare all'università, ma forse era ancora lì, appunto, come dice Vega, in fase di passaggio. E a detta dello stesso Carlo, questa pensione era per lui una perdita dell'occupazione, cioè non la viveva tanto bene, nonostante lui comunque all'esterno cercasse sempre di mantenere una buona cera, cioè di fare sempre la figura di quello che sta bene, non far pesare il proprio dolore sugli altri, agli altri.
faceva delle battute che effettivamente facevano pensare che questa pensione gli pesasse. Cioè, per esempio, chiamava ex colleghi o amici, diceva: oggi faccio il pensionato, tutto questo tempo libero, ormai non servo più a niente, vado a fare le passeggiate come i vecchi. E quindi dovete anche sempre fare attenzione, se amate una persona, volete bene una persona e vi preoccupate per questa persona, all'ironia che usa. Cioè, persone come me, per esempio, che odiano far pesare il proprio dolore sugli altri, tendono a lanciare delle frecciatine continue per cercare di far capire un po' qual è il problema o la cosa che, di cui. Per cui soffri, ma per cui non vuoi far soffrire gli altri. Però in ogni caso questo dolore viene fuori, ogni tanto ci butti la frecciata sopra, no? E quindi se vedete che magari delle persone accanto a voi cominciano a viversi male determinate cose e lo fanno attraverso delle frecciatine, fateci caso, perché a volte potrebbe essere veramente un messaggio, una richiesta d'aiuto, forse ho bisogno che qualcuno si interessi di quel suo problema. C'è da dire anche un'altra cosa. Il fatto che lui lavorasse in ospedale con questo ritmo super frenetico, con anche una grande responsabilità, perché comunque stiamo parlando di un primario, questa vita frenetica riusciva anche a distrarlo dai problemi personali. Cioè, passare da una vita in cui tu sostanzialmente sei impegnato 23 ore su 24, non hai tempo per guardare alle inezie, se ci sono dei problemi a casa sì, le gestisci ma in maniera pratica, non hai tempo di stare lì a soffermartici e a soffrirtici più di tanto perché devi essere con le mani in pasta, no? A fare il tuo lavoro che è fondamentale. E un lavoro che tra l'altro ti dà anche un grande potere. Perché è vero che lui salvava la vita alle persone, ma torniamo un attimo indietro al discorso del quanto può alimentare l'ego la gratitudine, tanto che nell'ultima live abbiamo parlato proprio della manipolazione basata sulla gratitudine e sulla schiavitù che a volte alcuni manipolatori portano le vittime schiavitù della gratitudine, quella che io chiamo così. Chiaramente questa gratitudine piace ai manipolatori, ma anche all'ego normale di qualunque persona che non abbia un disturbo mentale, perché alimenta l'autostima, alimenta l'ego. In più un primario in ospedale ha grande potere, è un po' il capo, no? Del suo reparto. Quindi vai a togliergli l'autostima, vai a togliergli il potere, l'ego e il fatto di potersi distrarre. E quindi tu vai a togliere tutto quello che Carlo identificava proprio come etichetta della sua persona e del suo valore, lo immergi in una quotidianità triste, perché effettivamente la condizione in casa era pesante, considerato anche tutto quello che stava succedendo, e lui è costretto a fare i conti con la realtà. Non può più scappare dalla realtà perché non ha più quel lavoro che lo porta sempre, no? Fuori. Con i soldi che aveva fatto, poteva fare viaggi e godersi la pensione. Ma tu vai in pensione. Quindi non è più strettamente necessario che tu sia sempre assente da casa. A casa c'è un figlio completamente disabile che ha bisogno di costanti cure. E io direi che la moglie, che si è sempre presa carico di queste cure, abbia anche detto: ciò era ora, no, che mi davi una mano anche te. E quindi sicuramente lui non è che poteva dire: oh, fatti i sordi, mo parto, faccio i viaggi, fotte sega, continuate ad arrangiarmi. Perché? E non è un ragionamento, credo, adesso sul come è arrivato a fare questa cosa, perché ovviamente questo lo sa solo lui. Parliamo un attimo della situazione del figlio. Questo è Massimo, c'è cioè, tra l'altro il loro cane, che se non sbaglio si chiama Zack? No, Ken. Si chiama Ken, ok, adesso me lo ricordo. Il pastore tedesco, che è l'unico sopravvissuto di tutta la famiglia. Grazie al cielo, il cane non è stato toccato.
Però, raga, ho visto un servizio dove c'era il cane che adesso ce l'hanno i vicini di casa, che sono anche tipo parenti con loro, e quindi hanno adottato loro il cane e lo tengono in giardino. Sta bene il cane. Però c'ha una faccia, c'ha degli occhi che dicono proprio dove sono, cosa è successo. Povero, non vi giuro, ragazzi, è straziante gli occhi del patatone. Quindi sicuramente è una situazione che andava avanti da un po'. E ci sono tutti gli ingredienti perché quest'uomo effettivamente fosse depresso. Ora, la condizione di salute del figlio è molto particolare, poiché lui fin dalla nascita soffre di distrofia muscolare di Duchenne. È una malattia genetica per la quale non esiste cura. Ed è tra l'altro progressivamente invalidante, quindi è una di quelle malattie per la quale non ci puoi fare niente, il tuo destino è segnato, puoi in qualche modo gestire i sintomi, ma purtroppo è una vita, dove la tua salute peggiora di giorno in giorno. Considerate che Massimo doveva restare sulla sedia a rotelle, cioè lui ormai non poteva assolutamente muoversi autonomamente ed era anche attaccato ad un respiratore. E chiaramente, oltre a questo, lui necessitava di quotidiane costanti cure e assistenza medica. Però c'è anche da dire un'altra cosa. Massimo, e questo è dovuto ovviamente tutto ai suoi genitori che si sono sempre impegnati per dargli tutto ciò che era possibile dargli. Lui aveva una vita molto attiva. Ragazzi, Massimo era molto più attivo di me. Lui, per esempio, era riuscito a laurearsi ed era anche molto impegnato con lo sport. Quindi non era uno di quei disabili che si chiude in casa, si annichilisce, finisce nella depressione. Era uno che aveva molti interessi, si teneva anche bello attivo, usciva spesso. E però c'è anche una cosa. Ovvero, tutto insieme gli accadono un botto di sfighe a quest'uomo. Cioè, prima, vabbè, va in pensione, che non è da considerarsi una sfiga solitamente, ma per lui lo era. E in più, a gennaio, il figlio Massimo era stato ricoverato in ospedale perché aveva avuto un tracollo rispetto alla sua malattia. Le sue condizioni erano molto, molto, molto peggiorate. E a detta delle persone più vicine alla famiglia, Carlo era terrorizzato dall'idea di poterlo perdere questo figlio, cioè che potesse morire. E in più era nota a tutti quelli che lo conoscevano la sua frustrazione da medico di non poter fare niente per salvare suo figlio. Cioè, provate a immaginare un dottore, uno considerato un luminare, che ha salvato moltissime vite. E si ritrova ad avere un figlio con una malattia genetica invalidante per la quale lui non può fare niente, non lo può curare, non può trovare una soluzione. Ma provate a immaginare il senso di impotenza, di frustrazione davanti a tutto questo. Cioè, quando lui per lavoro salva la vita alle persone, l'unica persona che non può salvare è proprio suo figlio. Ecco perché il lavoro era così importante per lui, perché in qualche modo riscattava ogni giorno l'impossibilità di salvare suo figlio. E quindi è vero quello che dice Vega, cioè non è che in 2 mesi maturi una roba così, però magari non ti nasce in 2 mesi, magari già questa era una situazione che germogliava, no? Dentro la psiche di Carlo, ma considerato tutto quello che è successo in questi 2 mesi, può essere che abbia portato proprio all'estremo questo suo disturbo e lo abbia portato a compiere un gesto di questo tipo. Ma se fosse così, lui avrebbe ucciso solo se stesso è il figlio, avrebbe risparmiato la mamma e l'altra figlia. Quindi il fatto di voler fare una strage totale ha sicuramente in sé un enorme egoismo e narcisismo, perché della serie se io non ce la posso fare dovete venire tutti con me. E però ci deve essere anche una sorta di, diciamo, movente non razionale, chiaramente missionario, passatemi il termine, ovvero vi salvo dalla vostra stessa rovina.
un po' all'Alessandro Maia, anche se Alessandro Maia era lui che era in crisi economica e per lui i soldi erano tutto, lo status erano tutto, quindi sono momenti un po' diversi e lui lì ha fatto fuori tutti quanti per evitare di dover fare i conti con la propria vergogna. Qui non credo che ci sia una questione di vergogna, assolutamente, ma secondo me c'entra il finiremo tutti malissimo, vi risparmio il dolore e vi porto via con me nell'idea di non voler vedere decomporsi questa famiglia. C'è anche da dire che per una persona abituata ad avere potere, abituata ad avere questo ego sempre nutrito, no, del suo potere, ci sta effettivamente che nella sua mentalità ci sia l'idea del decido io per tutti. Comunque, a gravare su questa situazione già piuttosto complessa del dolore per il figlio disabile e sofferente, ci sono anche degli improvvisi lutti in famiglia. Allora, la cognata Carlo l'aveva persa sotto le macerie del sisma del 2009. Poi aveva di recente perso uno dei suoi fratelli, perse suo fratello Gaspare tempo addietro, più di recente invece Alfonso, che è morto in un incidente stradale. Per cui, insomma, direi una vita di dolore dal quale però, siccome non ci poteva fare niente, secondo me lui fuggiva molto facilmente tramite il lavoro. Era la madre a prendersi cura di questo figlio disabile. Quindi, in qualche modo, Carlo, secondo me, si godeva solo la parte, diciamo, bella del figlio, cioè lo portava in giro, magari andavano a fare esperienza assieme, andavano a fare sport, queste cose. Quindi vediamo che forse, forse, dico forse, non si accollava, diciamo, la parte più dolorosa, la parte delle cure dirette, e forse non aveva neanche bene in mente cosa significava convivere con il figlio. Da un giorno all'altro resta a casa tutto il giorno, convive tutto il giorno con il figlio disabile e quindi capisce quanto è pesante quel tipo di condizione, quel tipo di vita. Forse solo appunto affrontando la realtà quotidiana. Provate a pensare a quelle situazioni nelle quali vi tenete tanto dentro, le cose non le guardate, quindi una sorta di sporco sotto il tappeto, sporco sotto il tappeto, sporco sotto il tappeto. Poi un bel giorno arriva uno che vi lancia sotto il tappeto a voi, no? E vi mette sotto in mezzo a tutto il vostro sporco che avete sempre nascosto là sotto, quindi ci dovete convivere per forza, dovete magnà sto sporco. E ci sta che tu abbia un effetto esagerato in quel momento, perché non hai mai voluto guardare quel problema. Allora, ma com'è accaduta questa strage? Andiamo un attimo nella dinamica perché è ancora più inquietante, ragazzi. Allora, abbiamo visto che lui ha tirato fuori la sua pistola e il primo ad essere ucciso, e secondo me non è una scelta casuale, guarda caso, è proprio il figlio disabile. Viene ucciso nel sonno, non si accorge assolutamente di niente, per fortuna, e viene ucciso mentre dorme accanto alla madre. Perché? Non per mammonità, ma perché ovviamente aveva bisogno di costanti attenzioni, vista la sua condizione di salute. E infatti il corpo del povero Massimo è stato ritrovato ancora sotto le coperte e ancora attaccato al suo respiratore. La moglie Carla a quel punto si deve essere svegliata perché il suo corpo è stato trovato in corridoio. Probabilmente è stata colpita mentre cercava di scappare, quindi sarà stata colpita probabilmente all'uscita della stanza da letto mentre stava per andare in corridoio. Lì è stata raggiunta e poi, poverina, è morta, sul pavimento del corridoio. La figlia ha sentito i colpi di pistola. E qui sinceramente faccio fatica perché le fonti si contraddicono. C'è una versione che dice che la figlia, anche lei, è stata freddata in corridoio mentre cercava di scappare. Ma ce n'è un'altra, che io ho trovato veramente inquietante e mi ricordava anche un altro caso di cui abbiamo parlato di recente, in cui la figlia si era nascosta sotto il letto. Perché aveva sentito i colpi di pistola, si era accorta di quello che stava succedendo, non avendo tempo di scappare, si è nascosta sotto il letto.
E infatti il suo cadavere viene ritrovato parzialmente sotto il letto. Se è andata veramente così, che paura. Ma soprattutto Carlo, bello deciso nel portare a termine le sue intenzioni. Cioè, nel senso, non è che li ha uccisi tutti durante il sonno, non ha avuto nessun tipo di face to face e lì diventa più facile, perdonatemi il termine. Ma anzi, le ha viste fuggire, le ha viste urlare, le ha viste terrorizzate, le ha inseguite. C'è una cosa. Lui poi ovviamente si è sparato, no? In conclusione della mattanza ha sparato anche a se stesso. Ma prima ha scritto un biglietto. Biglietto che non è stato divulgato, nel senso che il suo contenuto non lo conosciamo, ma quello che sappiamo è che è stato scritto con una grafia molto incerta e il contenuto del biglietto è stato giudicato dai professionisti della salute mentale come delirante. Quindi Carlo non era in sé quando ha compiuto questo gesto, o perlomeno dopo. Tra l'altro, dentro il biglietto lui accusa in maniera farneticante altre persone del suo gesto. Quindi qui le opzioni possono essere diverse. O lui non aveva in realtà premeditato un cazzo, non pensava di farlo. E improvvisamente gli è venuto un delirio notturno per cui non è riuscito a far fronte a questo delirio, ha preso la pistola, ha ammazzato tutti, non capiva un cazzo e quindi era non in grado di intendere di volere e alla fine si è ucciso perché si è reso conto di quello che ha fatto. Boh, momento di delirio, ok? Momento di delirio, attacco psicotico. Oppure lui era veramente in una sorta, era finito in una sorta di delirio paranoide del quale non parlava nessuno perché razionalmente riusciva a comprendere che questa fosse una, diciamo, un delirio per l'appunto, una psicosi, ma quando ci cadeva dentro, ci cadeva dentro. E forse pensava che c'erano queste persone che lui accusa che avrebbero ammazzato tutti o che sono stati loro a ordinare a lui di farlo. Cioè, nel senso, oltre al disagio mentale. Tuttavia, è appena successo, ovviamente. Spero e mi auguro che usciranno altre informazioni su questo caso e che ci possano dare una spiegazione un po' più precisa di quello che stava succedendo nella testa di quest'uomo. Soprattutto mi dispiace che il biglietto non lo abbiano divulgato perché da quello che scriveva, per quanto nonsense o farneticante, nelle farneticazioni c'è molto 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 senso. Basta semplicemente adattare il proprio modo di ragionare non alla ragione ma al sentimento e cercare di capire un po' che cosa poteva essere successo nella sua testa. E poi non è neanche da escludersi che ci sono anche determinate credenze per cui si pensa che allora ci ammazziamo tutti insieme, quindi facciamo tutti insieme questo viaggio e andiamo in una vita migliore. Io non credo che sia questo il caso, ma a volte questi omicidi hanno anche uno stampo di credenze distorte rispetto al dopo morte. Che poi chi lo sa se sono distorte, magari c'è una ragione. Forse gli unici che possono sapere un po' più rispetto agli altri sono i vicini di casa. Perché i vicini di casa erano anche dei parenti e quindi erano in stretto contatto con questa famiglia. E forse loro possono effettivamente aver riconosciuto qualche stranezza o aver colto i rapporti interni. Allora, ma rimaniamo all'Aquila, dove stanno tutti impazzuti ultimamente, e questa volta però siamo a Celano, nel rione di Santa Maria in provincia dell'Aquila. Celano è appunto paese in provincia dell'Aquila. Alle 8, 8 e mezza del mattino, una mamma di 36 anni, questo accadeva ieri, una mamma di 36 anni, tale Gemma Paris, si è gettata dalla finestra di casa con in braccio suo figlio. Il figlio più piccolo, che aveva soltanto 6 anni. Assurdo. L'età del bambino anche qui varia a seconda delle fonti. Per cui c'è chi dice che ne ha 5, c'è chi dice che ne ha 6 e c'è addirittura chi dice che ne ha 8.
Quindi ho in qualche modo fatto la media, come al solito, per cui credo che la verità stia nel mezzo e avesse 6 anni, però alzo le mani. Potrebbe averne 5, potrebbe averne 8, sicuro non ne aveva 7, 7 non lo dice nessuno. Allora, il bambino con cui lei si è buttata si chiama Sergio. Aveva anche un'altra figlia di 10 anni, di nome Fernanda, che fortunatamente non era a casa in quel momento. I due hanno fatto un volo di 4 metri. La mamma è morta sul colpo, mentre il bambino è rimasto gravemente ferito, ma non è morto. Non è morto e pare che non sia più in pericolo di vita. In ogni caso, è stato ferito gravemente, aveva un trauma cranico non da poco e un trauma cranico a 6 anni, 7, 8 che sia. E comunque non è certo una cosa leggera. È stato prima soccorso nell'ospedale dell'Aquila e poi è stato portato al Bambin Gesù di Roma, che è appunto specializzato nella cura dei bambini. E in questo momento si trova intubato e in rianimazione. L'ultima cosa che ho letto è che era ancora in prognosi riservata, ma molto probabilmente ce la farà. Tuttavia, ragazzi, ce la farà, non vuol dire che questo bimbo Sergio, bella, ok, risolto, e esce dall'ospedale tutto guarito, tutto a posto. No. Innanzitutto il trauma psicologico di avere una madre che ha tentato di ucciderti e poi è morta. Quando mai questo bambino si rifiderà di una figura femminile? Sarà dura. Ma poi dobbiamo parlare del trauma cranico, ragazzi. Cioè, il trauma cranico non è una ferita che poi si rimargina. Il trauma cranico ti può portare, anzi, la maggior parte delle volte, se succede nell'infanzia, ti può portare a dei disturbi del comportamento e a dei disturbi a volte anche mentali. Ora, io non so lui dove abbia colpito, dove ce l'abbia. Ma per esempio è ben noto come nascono i serial killer dai traumi cranici, no? Tu apri un trauma cranico come un uovo di Pasqua ed esce un serial killer. Adesso senza dover dire che questo bambino diventerà un serial killer. Ma chi lo sa, cioè, potrebbe avere dei gravi, gravi problemi mentali. Per quello che ha subito, quindi al di là della gioia ovviamente di saperlo vivo, mi auguro che venga sempre tenuto curato dal punto di vista psicologico. Allora, Gemma, cosa sappiamo di Gemma, della madre? Lei, allora, innanzitutto vorrei dirvi che ha 36 anni. Cazzo, ma davvero nessuno si era accorto che questa donna stava male? Ma veramente? Si è lasciata andare, si è lasciata andare. È il volto dell'incuria, è il volto della tristezza, cioè 36 anni. Ora, loro hanno fatto un volo di 4 metri, quindi effettivamente lei è morta sul colpo. Cosa sappiamo di Gemma? Gemma lavorava nel bar, è un bar in centro. Loro parlano del il bar in centro di Celano, quindi forse ce n'era solo uno. E sinceramente vorrei sborare contro i muri perché noi a Mordano di Bari in centro ne abbiamo due. Allora, Gemma già ha iniziato subito con una vita molto difficile. Abbandonata dai genitori o rimasta orfana, non lo so. Comunque è stata adottata da piccola, non appena nata, da piccola, quindi sicuramente avrà fatto un po' di orfanotrofio che non fa mai male quando vuoi dei disturbi mentali. Poi fortunatamente è stata adottata da bambina da questa coppia, si è sposata, ma il matrimonio è finito da qualche anno, per quanto non avesse divorziato dal marito, erano ancora ufficialmente sposati, ma separati, ecco. E quindi lei dalla separazione col marito era tornata a vivere con i suoi genitori, quindi viveva in casa con i genitori adottivi insieme ai due bambini. Chi la conosceva? Poi adesso sentiamo anche che cosa avete da raccontare voi della zona. Chi la conosceva la definisce come una brava persona, una donna tranquilla, dedita soprattutto alla cura dei figli e soprattutto era molto legata al bambino di 6 anni. Scusate, ho scritto 8 perché era l'altra fonte quando l'ho scritto. Santo cielo.
Però era chiaro che avesse dei disagi psicologici, perché per l'appunto che uno possa girarsi dall'altra parte, c'erano persone che sapevano benissimo che lei soffriva di depressione, perlomeno. Tra l'altro era anche in cura presso l'ASL, però c'è da dire anche una cosa. Se tu sei affetta da depressione, in qualche modo nel mondo della psicologia sei calcolato come un soggetto non pericoloso, non così urgente, soprattutto nel momento in cui tu non dai segnali di volontà suicidarie, di autolesionismo, queste cose, o di violenza nei confronti degli altri. Quindi c'è da dire che con una diagnosi di depressione non ti dedicano poi tutte queste cure, tutte queste attenzioni. E c'è anche da dire che Gemma, dal canto suo, ne richiedeva poche, cioè non dava l'idea, non comunicava un'urgenza. Ecco, stai ancora lì a litigare per i bar? Adoro. In più, e qui cito quello che dice la giornalista in trasmissione, perché sinceramente non riesco a capire in che senso, cito proprio letterale, aveva intrapreso un percorso scolastico insieme al figlio, affiancata dai servizi sociali. Questa me la dovete spiegare voi, perché io non ci arrivo. Cosa vuol dire aveva intrapreso un percorso scolastico insieme al figlio, affiancata dai servizi sociali? Cioè, mi vuoi dire che anche il figlio aveva dei problemi? Per cui aveva bisogno di servizi sociali a scuola? Perché se viene fuori che anche il bambino aveva dei problemi, potrebbe essere che magari questa donna, visto che mi dicono che era molto legata al figlio, magari era così legata al figlio, appunto, da viverci in simbiosi e non arrivare più a discernere il limite tra lei e il bambino. Quindi una sorta di siamo un'unica persona. Quindi nel momento in cui ho deciso di buttarmi dalla finestra, prendo anche te, non per cattiveria, perché sono stronza, ma perché nella mia testa siamo la stessa cosa. Cioè, estendo i miei confini anche al tuo corpo, senza riuscire a comprendere che siamo effettivamente due persone diverse. Però ancora c'è un'altra cosa stranina. Quando ti butti da 4 metri, tu hai un corpo di 36enne, ma il bambino ha un corpo di 6enne. E il bambino, dando un'appanacchia di questo tipo, di solito è quello che ci rimane secco più delle volte. Il fatto che il bambino sia sopravvissuto e la madre sia morta e lei lo teneva in braccio. Vado di follia, eh. Cioè, io qui sto veramente vaneggiando, però, per guardare un po' tutto. Non è che magari all'ultimo ha deciso di proteggerlo? O addirittura ha pensato, come io stringo il mio pupazzetto, il mio peluche, tutte le volte che qualcuno mi deve dire qualcosa di importante. Ragazzi, io vabbè, lo faccio ormai. Ormai l'ho detto, non volevo dirlo, ma l'ho detto. Io ho il mio peluscino, in realtà ho diversi peluscini, ma quando è un momento un po' difficile, o quando devo affrontare un momento un po' difficile, io abbraccio il mio peluche perché ne ho bisogno, perché tipo mi fa sentire più al sicuro, mi fa sentire che in qualche modo ce la posso fare. È un po' il proietto, quell'amore che in quel momento non ho sul peluche. Cioè, la cosa non ti sorprende? Va bene, ok, sono. Ciao, peluche. Mao non è sempre disponibile, e soprattutto Mao non. Cioè, non è una cosa su cui io posso proiettare. Mao ha la sua indipendenza, la sua mente, la sua vita. Non. Però, no, voi siete il mio peluche, non avete idea. Non è che magari questa madre considerava il bambino come io considero il peluche, cioè una cosa da stringere perché in quel momento hai bisogno di farti coraggio, hai bisogno della fonte dell'amore che dice dai cazzo questa cosa non la voglio fare da sola, ma comunque lo faccio in modo da proteggerti per non farti fare troppo male anche a te. Cioè, ovviamente qua io sto andando di fantasia, eh. Non è possibile che lei all'ultimo si è pentita, ha provato a proteggerlo cercando di parargli la caduta il più possibile? Sì, è possibilissimo anche questo. Tra l'altro, ragazzi, è molto difficile dare la giusta importanza, la giusta gravità a un quadro depressivo, perché se il soggetto depresso
non ha mai dato segni di volontà, di autolesionismo, di violenza verso agli altri. Come agisci? Come previeni se pensi che non ci sia niente da prevenire d'altra parte? Comunque, l'ultimo dettaglio che sappiamo è che lei alle 6:50, quindi più o meno un'ora e mezza prima di lanciarsi nel vuoto, un'ora, un'ora e mezza, ha chiamato la figlia di 10 anni e le ha chiesto di ricordare al padre di prendere alcuni documenti. A me questo sembra l'atto dell'ultima responsabilità prima di svanire, cioè quella lascio tutto in ordine, no? C'era giusto questa cosa qui che magari il padre potrebbe dimenticarsi di farla, allora metto un reminder prima di farla finita e via.